noi siamo pronti per governare altri 4 anni. A 5 giorni dalle elezioni europee è il ministro dell'economia Giovanni Tria ad aprire un nuovo fronte nel governo giallo-verde. Ad Agorà parla del decreto famiglia, tema caro ai 5 Stelle, e frena gli entusiasmi del movimento. Questo decreto famiglia non ha le coperture? Ma per adesso non sono state individuate. Tria questa mattina ha detto che non si possono utilizzare i risparmi che arrivano dal reddito sul decreto del reddito di cittadinanza. In maniera molto chiara c'è un monitoraggio ogni 4 mesi e può permettere e permetterà di mettere queste risorse in un fondo che è quello che sarà varato con il decreto famiglia. Ma allora perché il ministro Tria dice che questi soldi non possono essere utilizzati se non a fine anno, il prossimo anno? Il decreto del reddito di cittadinanza e quota 100 non dice questo. Quindi dovete chiarirvi con il ministro? No, guardi, no, io non c'è niente da chiarire. C'è scritto esattamente così sul decreto del reddito di cittadinanza. Poi se lui ha una volontà politica diversa è un altro conto. Rischia di slittare a dopo le europee anche il decreto sicurezza bis, tema caro a Salvini, che dopo le modifiche per i rilievi mossi dal Colle invoca un nuovo consiglio dei ministri. Questo decreto sicurezza ci ha lavorato fino alla 1 di notte ieri a Palazzo Chigi. È pronto per essere approvato domani. Quindi spero che il Consiglio dei Ministri venga convocato domani o dopodomani. Ci sono. Faccio il ministro, il mio lavoro, ci sono, il decreto è pronto. La cosa strana è che parliamo dopo il Consiglio dei Ministri di decreti dei quali non si conosce il contenuto, secondo me perché non ci stanno. Nel governo pesano le parole del sottosegretario della Lega Giorgetti, che ha parlato ad un premier non più super partes e che per molti suonano come un avviso di sfratto dopo le europee. No, mi sento affatto sfiduciato. Se ci sono dei rilievi, delle perplessità, si affrontano ovviamente nelle sedi opportune, non sui social e non altrove. L'attacco di Giorgetti a Conte, lei come lo giudica? Quasi volgare, visto che Conte ha gestito benissimo la mediazione in questi mesi. Conte rimarrà al suo posto? Ad oggi sì. E dopo le europee? Vedremo. Luigi Di Maio intanto riunisce a Roma i ministri 5 Stelle e parla già di una fase 2 del governo del cambiamento. Voi oggi praticamente parlate di un governo che dura 4 anni, con la Lega però i rapporti sono abbastanza tesi. Mi auguro che chi ha sottoscritto questo contratto di governo mantenga la parola e faccia ciò che aveva detto l'anno scorso. Noi siamo pronti per governare altri 4 anni e fare subito tante altre cose per questo paese. Adesso chi sta chiedendo il voto domenica ci deve dire se lo sta chiedendo per le europee o per far cadere Giuseppe Conte e per far cadere il governo Conte. Le europee valgono la tenuta del governo? Ma no, le europee sono europee, il governo è un'altra cosa. L'importante è che ci sia un clima di serenità che comunque un po' si sta riverificando.